Oggi 23 maggio 2019 sono passati ben 27 anni dall'attentato di Capaci e nel ricordo della strage il premio Borsellino tutto l'anno l'associazione Falcone e Borsellino con il patrocinio del comune di Roseto, del MIUR in collaborazione con gli istituti scolastici della città di Roseto e dei comuni limitrofi hanno dato vita in piazza del municipio alla giornata di commemorazione delle vittime nel ricordo di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. La giornata intitolata «Gli uomini passano, le idee restano» racchiude in sé tanti appuntamenti e si concluderà questa sera alle ore 21 con una fiaccolata silenziosa per le vie del comune costiero. Adulti e giovani a ricordare, a fare memoria, memoria di gratitudine, di riconoscenza per chi in questo caso Giovanni Falcone, ha dato la vita per la libertà di questo paese, per contrastare il male. Questo cancro, questo mostro che è la mafia. Quindi memoria sì, perché ecco, ci hanno sempre ricordato il magistrato Falcone e anche Borsellino che della mafia bisogna parlare, bisogna conoscere, sapere, perché questo è il primo passo anche per contrastarla, per imbrigliarla. Oltre a questo, la memoria e il ricordo richiede anche un impegno personale, comunitario, da parte di ciascun cittadino. Un giornalista che gli chiedeva a Giovanni Falcone, dice, ma perché lei lo fa? Ma chi glielo fa fare? Ma lei rischia la vita ogni giorno perché? Per spirito di servizio. Allora vorrei dire ai ragazzi, ma a me stesso, a tutti noi, partendo dal proprio quotidiano, dal proprio impegno, che può essere lo studio, il lavoro, qualsiasi cosa facciamo, a favore degli altri, di farla volentieri, di farla con spirito di servizio, di farla con amore, con passione, perché è questo che ci porta poi a migliorare. E quindi ecco, recuperare, riscoprire lo spirito di servizio, siamo l'uno al servizio degli altri e questo ci porta poi a fare bene la nostra professione, il nostro ruolo. È da qui che si parte per cambiare la società.